Siamo con Francesco Rizzo presso la uh, sede provinciale di Taranto di uh, USB e allora Rizzo intanto uh, commentiamo un po' di vicende di questi ultimi giorni a partire ovviamente uh, dalle, dallo scioglimento del Consiglio Comunale a seguito uh, dei 17 uh, firmatari. Cosa vede Rizzo in questa un qualcosa di politico o qualcosa che esula dall'aspetto puramente politico? Ma di politico non c'è nulla nelle dimissioni di almeno una buona metà del, dei consiglieri. Io faccio una distinzione tra i 17, ci sono quelli che da sempre stanno all'opposizione e coerentemente hanno si sono sempre battuti per muovere Melucci e ci sono invece ehm, i sinistri. Ehm, Consiglieri o pseudotali. pseudotali, consiglieri che sono definiti di sinistra, ma che di sinistra non hanno nulla, che poi alla fine hanno um, ordito una sorta di tradimento, um, anteponendolo dico in tutta onestà. Eh, interessi personali, la sede di potere al bene comune della città. Ecco. Eh, due gruppi diciamo, sono stati rilevanti ai fini del raggiungimento del numero delle firme, il gruppo che fa capo a eh, Musillo e il gruppo che fa capo al consigliere regionale eh, Massimiliano, nonché consigliere comunale, Massimiliano Stellato. Sì, diciamo che in questa storia c'è un po' di tutto. C'è una regia occulta innanzitutto perché il um, problema vero, la domanda vera è che ci dovremmo porre è: perché farlo adesso, ora? Cioè, avrebbe avuto un senso farlo um, 12 mesi prima, oggi, nel momento in cui tu entri nel vivo, eh, nel momento in cui arriveranno una pioggia di centinaia di milioni di euro rinvenienti dalle risorse del PNRR. E fa specie che tu a 5 mesi a sei mesi dalla scadenza naturale eh, faccia cadere il comune, lasciando come dire campo libero. Allora te la dico così, eh, così come si mormora c'è la regia occulta della, della, di Armonnezza, quello che chiamo io Armonezza. Eh, che eh, come dire? Eh, è, è colui che tesse la tela. Poi ci sono, una cosa che spiace, che ci sono questi soggetti che politicamente con quest'atto ne escono fortemente ridimensionati. Io l'ho definito un suicidio politico. Eh, senza senso quello che hanno fatto, si sono messi come dire, in una posizione, secondo me, che, che non non è positiva per loro almeno leggendo i commenti e io la cosa che commentavo ieri era proprio questa, i commenti della gente comune la lettura che, che danno le persone normali è che è stato un vero e proprio agguato che di politico non c'è nulla poi ti ripeto: qua il problema è anche il gruppo di Mosillo, il gruppo di Stellato. Io, né uno né l'altro, considero persone di sinistra. Manco Mosillo che diciamo per tanti anni li vedo più come democristiani, ecco, starebbero bene appresso a Renzi, <ride> diciamo che quella è la collocazione naturale. Che hanno loro. Spiace perché, ti ripeto, in un momento così particolare buttano a terra il comune e, e tolgono la possibilità a Taranto, eh, perché non è indifferente avere il sindaco o il commissario, di continuare a produrre situazioni positive che, di rilancio della città, che comunque, io lo dico in tutta onestà. Negli ultimi tempi, come dire, incominciavano a spuntare. Ecco. Possibili riflessi di questo scioglimento del Consiglio Comunale sulle vicende diciamo, occupazionali di Taranto? In primis, innanzitutto, la vicenda oramai incredibile dell'ex Ilva. Anche questo, cioè, già solo per la questione Ilva, perché la partita Ilva si apre a brevissimo e mancherà uno degli attori principali, il comune, cioè il territorio non sarà rappresentato al tavolo. Questa è l'altra cosa grave che è successo con questo gesto irresponsabile. Cioè noi faremo una trattativa che sarà epocale, in cui, tra l'altro, non c'è solo un numero di occupati gigantesco. Qui si parla anche del futuro della vita di, della nostra città e lo faremo, come dire, con l'assenza totale del comune. Tra l'altro, dopo avendo, avendo fatto pure una battaglia che dura da anni, per tirare dentro sia la comunità che il, sia gli enti locali che la regione Puglia. Buona sostanza, lei dice. Se... Se volevano sfiduciare il sindaco lo potevano fare prima, non in una maniera un po' così, eh, se non si sentivano più eh, come dire, facenti parte della maggioranza lo, lo avrebbero potuto fare prima, lei vede questo come un, un colpo di mano, un tradimento. Ma assolutamente sì, ma anche perché poi motivazioni politiche non le hanno date, no? Cioè motivazione politica, eh, a parte che tu la maturi, qui non ce ne stanno, qui c'è stato un golp, poi si dicono tante cose, si dicono anche che c'è stato chi ha buttato la pietra, ha nascosto la mano, e ancora oggi fa finta di, 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 di stare in uh, maggioranza, il Pierino di Torno, <ride> è proprio il caso di dire. Fatto <ride> eh, vero, ti ripeto, la cosa brutta, poi alla fine io credo che lo, la, la, la politica... Eh, debba essere una cosa seria questi atti non sono atti seri ti ripeto, facendo una distinzione netta fra chi ha sempre fatto opposizione quindi ha sempre avuto quella, quella linea eh, e chi invece purtroppo ha fiancheggiato il sindaco fino a, a poche ore prima del golpe e poi si è rivelato essere come dire strumento nelle mani di qualcun altro ecco, eh, tornando... Alla vicenda Ex Silva, eh, quindi Anciaierie d'Italia. Qui non solo il futuro è nebuloso, ma il presente è altrettanto eh, nebuloso, nel senso che non c'è traccia ancora di piano industriale. Le forze sindacali non sono state convocate, il ministro Giorgetti parla di futuro, di ipotesi di produzione di idrogeno, ma al momento l'unica realtà è che lo stabilimento sta collassando su se stesso e voi in più occasioni avete nei vostri comunicati evidenziato i continui incidenti che si verificano, un giorno sì e l'altro pure. La situazione è drammatica, c'è cioè la situazione dell'appalto che poi rischia di esplodere. Con i continui ritardi nei pagamenti delle fatture. E noi siamo ogni mese a fronteggiare anche questo mese. Abbiamo fatto il giro dell'azienda in cui siamo presenti, chiedendo se c'erano problemi nel pagamento degli stipendi. Si sta mettendo in dubbio tutto. È una, una gestione in questo momento scelerata. Eh, il governo è informato e non interviene. È inutile che, che, che ci giriamo attorno. E, mh, tra l'altro, viviamo in un paese strano, no? l'Italia è un paese strano, arriveranno miliardi di euro e, e di solito a me ha insegnato che eh, quando fai un investimento il risultato dovrebbe essere, per tutta la durata dell'investimento almeno, più occupazione e più reddito. Qui invece arrivano miliardi di euro e a miliardi di euro corrispondono... Più cassa integrazione, più licenziamenti, meno occupazione. Cioè è, è questo il paradosso. Tant'è vero che faremo una proposta di legge, e io proporrei di, di cambiare il nome al Ministero dello Sviluppo Economico, di, 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 dire sviluppo, di chiamarlo contro sviluppo economico, perché 150 tavoli di crisi aperte, nessuna crisi che si risolve e l'unica soluzione che riescono a trovare ogni volta è quella di, di, di ridurre il reddito dei lavoratori e addirittura di licenziare i lavoratori. Non è accettabile in un paese civile. Rizzo, considerando un po', facendo un'analisi del panorama occupazionale, eh, il pensiero va ora a un altro settore, eh, al, ad alcuni eh, operatori della sanità service che eh, nel periodo di piena emergenza Covid, come appunto ausiliari, come eh, pulitori, eh, hanno dato ovviamente nell'ambito delle varie strutture sanitarie una enorme mano andando proprio a rischiare in prima persona, ricordiamo la fase più acuta e terribile del Covid. Ora eh, si bandisce un concorso per queste eh, professionalità e quindi in buona sostanza a questi dipendenti che eh, avevano un contratto a tempo determinato, a questi dipendenti si dice arrivederci e grazie e si bandisce il concorso. Un atto davvero di ingratitudine verso quelli che io definisco eroi. Sì, questi dipendenti li chiamavano tutti eroi nel momento in cui eh, buona parte dell'Italia eh, a causa del Covid si rifugiava fra le mura di casa. Tra l'altro abbiamo avuto, mh, sono dati come dire poi eh, ufficiali, abbiamo avuto eh, in, quei, in quel periodo eh, un tasso d'assenteismo elevatissimo. Uh, dovuto, um, come dire, um, lo, lo capisco umanamente, legato alla, palla alla questione Covid. Sti ragazzi sono stati chiamati, tra l'altro um, è bene specificare pure che uh, sono state fatte tante telefonate e per ogni lavoratore che accettava ce n'era almeno uno che rifiutava. Questi ragazzi hanno uh, prestato servizio, hanno messo a rischio la propria vita e la vita dei propri familiari, sono stati in corsia a battersi nel momento più cupo, quando tutti cercavano come dire, rifugio per scappare dal virus, li hanno chiamati eroi, oggi agli eroi viene tirato un bel calcio nel culo perché questi qua vengono a fine mese scadono i contratti e vengono mandati a casa senza nessuna possibilità eh, di, 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 essere, di continuare a, a prestare la propria opera. Dal punto di vista legislativo c'è un problema di fondo. Questi ragazzi vengono assunti dopo che è stato bandito il concorso della Sanità Service, concorso che poi si è chiuso sostanzialmente con le classifiche qualche settimana fa. Quindi per logica, a differenza di altre province come Lecce e Brindisi, eh, in cui si è fatto l'opposto, quindi prima l'assunzione dei precari e poi il concorso a cui i precari hanno partecipato, eh, qui a Taranto praticamente questi non hanno maturato il diritto. Eh, noi stiamo non solo valutando dal punto di vista legale le possibilità, credo però che dal punto di vista morale sia un atto vergognoso. Cioè, eh, Guarda, non, non è accettabile, eh, questa è gente che ha rischiato di proprio, è stata lì. Tra l'altro, c'è gente che anche ha gravi patologie. Che è nel in... contatto diretto, ovviamente, vista la funzione che assolvono, allora assolvevano stavano, e assolvono. Loro stavano in ospedale nel momento in cui gli ospedali erano il primo centro di contagio. Loro, Stavo... loro stavano lì loro stavano lì a rischiare la vita eh, per salvare le vite di altre persone. Pulitore pulisce fino a prova contraria e pulendo, eh, che chiaramente si contaminava. Ma in un ambiente del genere è chiaro che tu stai no? in un ambiente come dire, a rischio contaminazione H24. Loro stavano lì a rischiare la, vita per, la propria vita per salvare la vita degli altri, poi tornavano a casa mettendo a rischio la, la, la vita anche dei, dei loro parenti, delle mogli, dei figli, dei mariti e, e ci saremmo aspettati un trattamento diverso. Su questo, come ho detto, stiamo studiando dal punto di vista legale, ma a prescindere noi l'azione politica la facciamo perché eh, questi sono diventati lavoratori invisibili. Bisogna riconoscere a questi lavoratori eh, il coraggio che hanno avuto, non a parole, con fatti veri. Su questo, poi tra l'altro, ma io lo dico senza polemiche. No? Siccome prima si parlava di dimissioni, di coerenza, di atti politici, siccome ho visto che il più attivo su sti ragazzi politicamente in questo momento è il consigliere regionale Stellato, che è uno dei firmatari del documento di dimissione, ecco, qui mi piacerebbe che Stellato, oltre a fare. A partecipare alle commissioni in regione Puglia prendesse una posizione netta e magari arrivasse a minacciare le dimissioni da consigliere regionale, perché queste sarebbero dimissioni politiche. Nel momento in cui non si trovi una soluzione per questi dipendenti, questo sarebbe un atto di coerenza. Io la politica la intendo così. Cioè in questo caso, la politica deve far sentire il suo peso: eh la beh, sua voce, la politica con la P maiuscola. Loro stanno in regione, loro fanno le leggi. Eh, Stellato si chiami i colleghi, ponga il problema e poi ne tragga le conseguenze del, del problema, se ha a cuore veramente. L'interesse di questi lavoratori, altrimenti lo dico. Ma spero che non sia così. Sarà come dire la classica uscita politica eh, che ha come unico scopo quello di apparire. Farsi bello, sì, ma, ma, ma poi alla fine per biasimare i lavoratori. A biasimare i lavoratori già c'è il sindacato, quindi non c'è bisogno. Noi faremo il nostro, però adesso chiamiamo anche la politica come dire, a gettare la maschera e a metterci la faccia in favore di questi lavoratori. Anche lì come dire, prendendo una posizione chiara e netta politica e non personale.